100 le persone che hanno perso la vita sul lavoro, e questo è moralmente inaccettabile, e la nostra voglia è quella di rivoluzionare il modo con cui si comunica, con cui si parla di queste cose, perché la sicurezza deve veramente diventare un valore radicato nel cuore delle persone, non può continuare a essere percepito come un costo, un fastidio o solo una regola, una procedura. Esatto, perché sembra sempre che non capita a noi, capita agli altri, poi quando meno te l'aspetti anche una minima disattenzione, una operazione che compi tutti i giorni, magari quel giorno hai dormito meno, hai qualcosa in testa e poi le cose possono cambiare totalmente il destino della tua vita. E non solo sul lavoro ma anche sulle strade, e quindi purtroppo oggi se tre persone perdono la vita sul lavoro, 9, altre 9 perdono la vita coinvolti in incidenti stradali, 3.500 ogni anno. Allora, io direi che dopo questi dati, Italia Love Sicurezza con Davide Scotti, non lo viene con noi perché voi vi occupate di sicurezza, sicurezza sul lavoro, di, abbiamo visto ieri primo soccorso, di tantissime cose, se ci fate capire un po' tutto il mondo Italia Love Sicurezza. Sì, adesso prima di passare la parola a Gabriele voglio sottolineare il modo con cui noi cerchiamo di veicolare questi messaggi attraverso l'uso di linguaggi non convenzionali. Quindi pensiamo che la sicurezza deve essere proprio comunicata a un livello non solo razionale ma soprattutto emozionale, usando linguaggi teatrali, linguaggi cinematografici, i linguaggi dei bambini come tantissime cose che ci sono qua dietro, e anche e soprattutto i linguaggi musicali. Più tardi ci saranno qui due ragazzi straordinari che hanno scritto una canzone sulla sicurezza usando il linguaggio dei giovani, il linguaggio della musica rap. Loro sono il punto ex e tra poco li ascoltiamo. Esatto, e tra poco saranno qui con noi. Gabriele è l'ideatore di tutta questa cosa che è successa oggi, perché se oggi ci sono così tanti volontari di Italia Love Sicurezza a intrattenere gli ospiti qui in Piazza Monza, è grazie alla sua azione. Grazie Davide, grazie a tutti. Sarò brevissimo perché adesso andremo a presentare il gruppo musicale che canterà la canzone che ha vinto il concorso ANAS, il punto ex. Premiati dalla giuria di FedEx, e vi aspettiamo per tutta la giornata al villaggio della sicurezza Italia Love Sicurezza, dove abbiamo anche, oltre a giochi per famiglie e bambini, anche un bellissimo simulatore di guida utilizzato per addestrare i piloti di Formula 1, e quindi vi aspettiamo. Esatto, esatto, e poi più tardi nel corso della giornata comunque sarete ancora su questo palco per farci vedere qualche rappresentazione proprio di quello che fate. Ma stavamo parlando anche di musica, perché noi di Radio Number One abbiamo anche tanta voglia di musica oltre a tutto lo show, e quindi chi vogliamo chiamare su questo palco? Chiamiamo il punto ex. Ok, vogliamo i ragazzi sul palco, ok, stanno aspettando il microfono, e ci dicevate che la canzone che hanno ideato è una canzone sulla sicurezza. Una canzone che ha vinto un concorso recentemente promosso da ANAS, e loro hanno scritto un testo sulla sicurezza proprio per parlare ai ragazzi come loro, per parlare di sicurezza in maniera non convenzionale a un target giovanile. Esatto, io loro li vedo molto giovani, quindi però già sul pezzo, in tutti i sensi. Fantastici. E quindi io direi che adesso smettiamo di parlare e ascoltiamo loro. Esatto, se siete pronti? Facciamo un grande applauso ai ragazzi, io direi che possiamo ascoltarli. Grande. Grazie. Persa.
andata così, cosa sarebbe successo? Cosa? Si parla tanto di stare in sicurezza, è poco delle insicurezze. Ma la vita è come una cintura, a volte ti stringe e non ti fa respirare, a volte ti abbraccia e ti salva. Tony, sei pronto? Tony, sei pronto? È ora di uscire, chiedo le chiavi, arrivo. Papà mi dice non bere, tranquillo non faccio il piedino. Serata al Moulin Rouge, l'alcol che non mi sfiora, se al massimo mi sfiori tu. Che sei rimasta da sola e poi se ne vanno in macchina per le vie di Roma. Giulio che fa una storia, ma per precauzione Tony lo ignora e si fermano al rosso. Un pedone li guarda, sì, con aria distratta, e poi suditi a casa. Grazie! Ok, noi siamo il Punto X. Mi raccomando, se vi va, seguiteci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. Andiamo avanti con il prossimo pezzo.